perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. E gli offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versata per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Misteri della fede, annunciamo la tua morte. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammesso alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, la tua Chiesa diffusa tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Tommaso e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordate dai nostri fratelli che sono addormentati nella speranza della resurrezione, specialmente Daniele Bianchi, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente alla parola del Salvatore e formata al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio, togli il peccato del mondo, apri per noi. Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo, apri pietà di noi. Beati gli invitati alla cena del Signore,
Ecco l'agnello di Dio, ecco quello che toglie i peccati del mondo. Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa, ti desidero nell'anima mia. Perché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Io ti abbraccio tutto, mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai separato da te. Il corpo di Cristo. Thank you.
Preghiamo. Questo sacramento continua ad agire in noi, Signore, e la sua efficacia cresca di giorno in giorno per la nostra attiva collaborazione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro le insidie e la malvagità del demonio. Sii nostro aiuto, te lo chiediamo supplici, che Dio lo comandi, e tuo principe della milizia celeste, con la potenza che ti viene da Dio, nell'inferno Satana e tutti gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo cercando la perdizione delle anime. Amen. Buona giornata.